Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Oggi proviamo i taralli extra larghi, paprika dolce e peperoncino. Che quando l'ho spacchettato avevo letto solo la prima parte. Poi ne ho assaggiato uno e mi sono accorto che mancava un pezzo. Comunque andiamo a provare questi taralli paprika e peperoncino. Come potete vedere, a voglia se li ho provati, e ne ho provati anche diversi, quindi potete capire se mi siano piaciuti oppure no. Fragranti in bocca, meravigliosi, croccanti, fragranti, sentite le papille, sentite come viaggiano, uno tira l'altro, buonissimi, croccante e fragrante come deve essere. Hanno mantenuto integra le loro caratteristiche organolettiche dal punto di vista della consistenza. Il gusto, vi deve piacere il piccante, lo dovete riuscire a sopportare, perché all'inizio non lo percepite completamente. Mangiate, piano piano sentite il peperoncino che comincia a spingere. Quindi, se amate il piccante o lo sopportate, provateli, prendeteli, perché ne vale assolutamente la pena. Io per esempio lo sopporto, è una sofferenza che mi piace, cioè con tutto che soffro continuo a mangiare. Uno mi tira l'altro, una sofferenza piacevole, quasi da masochista. Per chi invece mangia ancora più piccante magari non lo percepirà nemmeno. Però all'inizio mangiate che non me ne accorgete, piano piano il peperoncino risale e comincia a dare e si comincia a farsi sentire. Ragazzi, che dire, vi piace il piccante? Ordinatelo insieme ad altre cose, altrimenti evitate. Però se vi piace il piccante lo dovete assolutamente provare, e per comprarlo vi lascio qua in descrizione tutti i contatti di Fausto per poter comprare i prodotti di Morso Divino. Ragazzi, io su questa prima recensione non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi alla Zisa TV, e con l'ultimo tarallo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.